sappiamo che al momento il capolinea è alla stazione di Riccione verso sud, e per arrivare in queste altre due località c'è un altro tratto di Riccione da attraversare. Oggi sulle pagine dei quotidiani un'intervista al capogruppo di Noi Riccionesi, Fabrizio Pullè. Noi l'abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Fabrizio. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E grazie della disponibilità. Allora, facciamo un po' il punto. Per arrivare a Misano, questa è la geografia, a meno di non passare so dove, c'è un pezzo di Riccione da percorrere, sia per andare a Misano che per andare a Cattolica. In modo diverso, il sindaco di Misano e il sindaco di Cattolica hanno più volte manifestato, l'hanno detto anche a noi, il desiderio di avere una linea snella, insomma, non pensando a quello che è oggi il Metromare o il TRC, chiamiamolo come vogliamo, ma che comunque possa procedere. E Fabrizio, come rappresentante di Noi Riccionesi, insomma, come anche ha detto subito la sua rispetto a questa ipotesi, in realtà immagino rappresentando tutto il volere anche della maggioranza in questo momento a Riccione. Sì, questa è proprio la situazione, nel senso che a noi piace dialogare con i comuni limitrofi, piace sentire e ragionare di soluzioni, però il TRC non è una soluzione per arrivare a Misano Cattolica, anche perché la cosa simpatica è che a Cattolica si dovrebbe fermare all'inizio di Cattolica, quindi stanno parlando delle navi, quindi Cattolica non verrebbe assolutamente toccata e sventrata. A Riccione ci toccherebbe un altro bel tratto di sventramento orizzontale, anche no. No, proprio questa non è la soluzione che noi adoriamo e che pensiamo per il trasporto pubblico locale. Già ne abbiamo parlato. Per noi non è corretto il TRC come è stato fatto, avevamo proposto soluzioni diverse, lo sappiamo bene, più snelle, meno impattanti, senza costruire questa autostrada di cemento sopra le nostre teste. Non se ne fa un'altra in zona sud, possono stare tranquilli gli amici pittini, non si fa. Fabrizio, poi, ma secondo lei è possibile pensare, proprio anche a fronte di tutta la, ricordiamolo, proprio di tutto il lavoro che anche l'attuale maggioranza Riccione ha fatto per fare delle proposte alternative quando ancora il muro del TRC non c'era, utilizzare queste proposte magari per un dialogo e far sì che una cosa più snella, più leggera, un po' più anche insomma meno impattante, diciamo così, possa? Ci sarebbe eventualmente questa possibilità secondo lei? Noi non ci togliamo mai dall'idea che si può ragionare con tutti, quindi questo è un principio cardine del nostro movimento politico. Assolutamente possiamo discutere di tutto, quindi se si vogliono pensare linee diverse o soluzioni a problemi in maniera diversa, sì. Ciò che deve essere chiaro è che il TRC com'è pensato a Riccione Sud, secondo noi non si fa, nel senso finché noi siamo al governo della città, a Riccione non passa. Ci dispiace che il presidente Santi dica che con una decisione del 2008 loro potrebbero comunque farlo, non è vero, può anche andare anteguerra, però non è che se uno prende una decisione prima delle guerre puniche poi lo possono ribaltare sui cittadini riccionesi. Cittadini riccionesi quest'opera non la vogliono. Se si tratta di qualcosa non di meno impattante, ma di completamente diverso, perché non stiamo parlando di un TRC meno impattante, se stiamo parlando di uno strumento, di un TP, di un trasporto pubblico locale completamente diverso, ci possiamo ragionare, ci mettiamo a un tavolo e vediamo, ma assolutamente se noi dobbiamo parlare di TRC, il TRC a Riccione per me non deve passare, questa è la mia idea. Mi sembra, ricordando anche le parole in questa trasmissione del sindaco di Cattolica, si parlasse di un mezzo diverso, insomma anche di un percorso diverso. Guarda, secondo me sì, entrambi, anche sentendo Piccioni, tra l'altro mi sembrava più fossero orientati, però Fabrizio, lo diciamo per come ci è arrivata questa notizia. No, e come l'abbiamo era una più soluzione. Una idea di una corsia preferenziale, come dire, una corsia dove passa solo quel mezzo lì, ecco. Guardate, ce l'ho io la soluzione. Dopo che hanno proposto il tapirulan per collegare il TRC all'aeroporto, facciamo un servizio mongolfiere, così non ci sarà problemi, non superiamo completamente Riccione, facciamo un tratto mongolfiera fino a Misano, poi da Misano facciano quello che credono. Scusatemi la battuta, ma qui siamo veramente ai livelli di battute, perché null'altro possiamo dire. Però diciamo che a livello, invece, tornando appunto al tema che diceva prima, benché appunto lo stesso Santi insomma abbia ribadito il fatto che ci sia questo accordo del 2008. Voi dite a livello politico oggi l'amministrazione può bloccare l'ipotesi di un allungamento, diciamo. Ma assolutamente sì, ma poi stiamo parlando di mere ipotesi.
un qualcosa che non è nulla di concreto, che oltretutto dovrebbe ricevere i finanziamenti, quindi bisogna vedere come verranno fatti i finanziamenti, cioè è tutto un percorso da fare. Ricordiamo che il TRC ha avuto diversi passaggi in Consiglio Comunale Riccione, voglio vedere il Consiglio Comunale come potranno avere dei passaggi positivi finché ci siamo noi, come ma, dico. Ma ad esempio siamo... Fabrizio, noi andiamo incontro a Riccione anche ad esempio adesso lo sfondamento di via 19 ottobre. Esatto, infatti, a suo avviso, ecco, prevedere l'ipotesi che ad esempio ci possa essere una corsia preferenziale anche per, è pensabile, oppure non passerebbe di, no, perché io in realtà non so neanche bene dove potrebbe passare, al momento mi sembra ancora tutto molto ipotetico. Non c'è lo spazio su via 19 ottobre, oltretutto noi stiamo pensando una via 19 ottobre che è stata concessa, diciamo, la parte relativa alle ferrovie per fare il passaggio e lo sfondamento, quindi c'è un accordo che è stato fatto anche con le Ferrovie dello Stato. Lì pensare una corsia preferenziale piuttosto che un qualcosa di ancora impattante trasformerebbe via 19 ottobre in un'altra mulattiera, come quelle che sono state fatte a nord della stazione. Non è questo, non è questa la logica con cui si deve pensare il trasporto pubblico locale da noi. Questo è il principio. E poi, voglio dire, diamoci un pochettino di tempo, perché il TRC, o meglio, quel qualcosa che è partito, perché non è il TRC, è appena partito. Vedremo quando sarà in funzione e quanti buchi di bilancio andrà a creare nei comuni. Poi io penso che tutta questa Kerel scomparirà nel nulla appena si vedranno gli esiti negativi e infausti di quest'opera. Fabrizio, un'altra questione che hanno sollecitato anche nei giorni precedenti, io ricordo anche il giorno in cui noi abbiamo fatto questa prova, diciamo il giovedì scorso, alcuni anche riccionesi hanno dialogato con noi anche tramite la nostra piattaforma social e dicevano la situazione è sicuramente più difficile a Riccione nell'attuale situazione. È proprio l'uscita dal capolinea. Esatto, è l'uscita dal capolinea al giro attorno alla rotatoria che si trova davanti alla stazione per poi rientrare in senso opposto. Lì ci sono sì dei semafori, però qualcuno diceva quando ci sarà tanta gente che esce dalla stazione con il metromare che deve girare quant'altro, il rischio è che effettivamente ci sia una complessità di gestione. Lei che tipo di riflessione fa su questo? Io faccio una riflessione per cui io abito proprio davanti a quella rotatoria. La guarda quindi, tutti i giorni, quindi. Me la sono guardata domenica e effettivamente è abbastanza impattante. Al di là che Riccione aveva fatto scomparire i semafori e il TRC ci ha regalato nuovamente dei bei semafori. Ma al di là di questo si è creato tappo tra Viale Ceccarini e la stazione in direzione nord e tra diciamo Via Panoramica e la stazione in direzione sud, perché il TRC per girare il segnale semaforico dura circa un minuto e mezzo, due minuti, quindi si creano delle file, delle code. Soprattutto pensiamo che con lo sfondamento di via 19 ottobre quello dovrebbe diventare un'arteria, un asse principale di Riccione per lo scorrimento nord-sud del traffico, e gli mettiamo un semaforo e blocchiamo tutto all'altezza della stazione, è veramente inverosimile. Poi quest'autobus che deve uscire dal tracciato per poi rientrare e far la rotonda, lasciamo stare, perché non è che possiamo dire molto altro. Diciamo che è abbastanza particolare anche come è stato studiato, insomma. E qui Fabrizio anche una riflessione, visto che siamo insieme, se ancora ci regala un minuto anche sì. sull'inaugurazione, no? In tanti, dalla stessa nostra Riccione, dico nostra perché è la nostra città, la viviamo e le vogliamo molto bene, e qualcuno dice era necessario che ci fosse una rappresentante istituzionale, c'era Gabriele Galassi, ricordiamolo, sì. Sabato presidente del Consiglio Comunale, qualcuno si aspettava il sindaco. Io sinceramente non pensavo, parlo personalmente, non pensavo potesse esserci il sindaco in quella situazione. Voi avete anche detto eventualmente quando ci sarà l'inaugurazione, quella vera, quando i mezzi arriveranno, ci rifletteremo. Sì. Fabrizio, sì. Su questo? Concordo, una cosa però bisogna evidenziarla perché è giusto. Non è che Riccione non era rappresentata, Riccione era rappresentata dalla seconda carica istituzionale, il presidente del Consiglio Comunale. Ora, il presidente del Consiglio Comunale ha giustamente rimostrato tutto quello che si è sentito in quel momento, cioè dalle foto è stato marginalizzato, non è stato praticamente considerato, e questo è uno sgarbo istituzionale che è stato fatto al comune. Allora non è che se non è presente il sindaco il comune di Riccione non esiste, è stato delegato a una persona in sostituzione che è la seconda carica del comune. Perché questo non ha messo la fascia Fabrizio Gabriele Galassi?
Non ne ho la minima idea, non so perché non ha messo la fascia. Il concetto è che non è che serva avere le fasce per essere rappresentati in quel momento. Lui ha fatto una battuta anche sulla sua mole, sì. Gabriele, insomma, chi lo conosce sa che non è proprio così trasparente, cioè non è proprio minuto, e quindi si vede abbastanza bene. Più che altro io chiederei perché c'erano i rappresentanti con fascia degli altri comuni all'interno del territorio del comune di Riccione, ma va bene, cambia poco. Quella rendiamoci conto che quella è stata solo un'inaugurazione elettorale. Doveva partire la campagna elettorale del presidente Bonaccini, l'hanno fatta partire da Riccione, c'erano 150 persone, forse 200. Il pomeriggio stesso in Viale Ceccanini ce n'erano probabilmente 2.000 o 3.000 all'inaugurazione dell'ice carpet. Ognuno fa quel che crede, c'è chi inaugura i tappeti e tutta la rappresentazione nuova di Riccione dell'ice carpet, e c'è chi invece vuole inaugurare un autobus che è già vecchio, perché ricordiamo che questi sono gli autobus, assolutamente, credo, che venivano utilizzati a Fico e che hanno girato, sì, due, vuoto, sì, anche due lì. Su tre. Sapete gli autobus di Fico che hanno praticamente, sono stati un anno a girare vuoti, evidentemente gli piace far girare gli autobus vuoti e prendiamo gli autobus vuoti. Poi mi piacerebbe sapere cosa ne penserà la Corte dei Conti su questa inaugurazione, questa impellicolata di 70-80 mila euro per due mesi e mezzo, perché sappiamo che finite le elezioni regionali questi autobus li chiudono. Quindi è tutta una cosa un po' così folcloristica. Fabrizio, grazie. Per buona queste giornata. Considerazioni, grazie mille. Così anche noi abbiamo aggiunto un tassello anche a questa discussione che, insomma, come avevamo detto, continuerà. Ci terrà compagnia ancora per un bel po' di tempo. Io credo, sì, soprattutto quando arriveranno i primi numeri, perché avete visto i primi due giorni hanno detto 17.000 persone. Esatto. E io ho ribadito, innanzitutto 17.000 persone è la media che dovrebbe fare il TRC, ma l'ha fatta gratuito. Perché non è arrivato il terzo giorno? Perché non ci hanno dato i dati di quante persone l'hanno preso lunedì? Io sono curioso di vedere, non penso che siano 17.000, ma neanche 10.000. Vediamo, secondo me ci darà tempo e modo di sorridere e di pensare a quanto la politica conti nel momento in cui deve andare a ragionare con scelte intelligenti e non con scelte un po' così.